Avevo 18 anni, ero l'unico asiatico, ho preso le botte, mi sono fatto rubare tutto quello che avevo, ho perso dignità, ho perso tutto, tutto. E io come un deficiente ho detto a mia madre, portami tutti i vestiti che avevo fuori, e fuori avevo solo vestiti filmati. Sono arrivato dentro, mi hanno visto arrivare, vieni qua, boom, boom, finito, non c'è più niente. Uguale fuori, mi hanno detto, adesso se non vuoi prendere le botte, paghi fuori. Ogni mese tu dai soldi fuori. E devo soldi fuori per non prendere il botto. So che io sono rimasto male, carcere. Sono uscito che ero fuori di test, sono uscito che facevo pipì a letto. Avevo 21 anni. Non per due botte, per tante botte. Questo a me mi ha distrutto. Perché sono uscito di carcere, che volevo morire, che volevo ammazzare gli altri. Ogni volta che c'era una rissa, scaricavo tutta la rabbia che avevo su quel poverino, neanche, a volte non conoscevo, però solo di sentire una rissa, andavo là, scaricavo tutto, boom. Però io dentro non ero cattivo, però sono diventato cattivo. Così sono caduto nella cocaina, ho cominciato a fumare cocaina, era discesa agli inferi, perché una droga che non te ne frega più niente degli altri, della tua famiglia, della tua ragazza, dei tuoi amici, piano piano perdi tutto, anche i denti. Quando ho iniziato a perdere i denti, mangiando, e grazie a Dio, Dio mi ha fatto questo regalo che mi ha fatto perdere i denti da dietro, non davanti. Quando ho iniziato a perdere i denti, ogni giorno perdeva uno. E ho detto, magari, fermiamoci. Amici che andavano in carcere non per 3 anni, 4, 10 anni. Ragazzi che si davano coltellate per 1.000 euro. Conoscevo un ragazzo che mi diceva, a me mi dai 500 euro, io gonfio chi vuoi. Chi tu vuoi, io lo metto per terra. Io te la vita vale 500 euro. Non devo rischiare così. Mi sono ritrovato in mezzo alla strada, non c'avevo più niente, mia madre non voleva vedermi. I miei amici non c'avevo più perché avevo rubato tutti, i spacciatori mi cercavano tutti perché avevo rubato anche loro, mi nascondevo, così vita schifo, schifo. Un giorno ho detto basta, ho chiamato mia madre, ho detto guarda, aiutami, vieni domani mattina alle 7 e io ti porto in comunità. Ho detto va bene, andiamo, vediamo comunità, al punto dove ero. Ho detto solo non la comunità cristiana. Ha detto, non ti preoccupare, io conoscevo lei, mia madre, con la fede, a volte, troppa fede. La mattina vado là, mi prende in macchina, mi porto dove? A Lourdes. Ho detto, preciso, proprio dove non c'è fede, deve andare dappertutto, te la mia Lourdes. Sono arrivato a Lourdes, mi ha portato in comunità, sono entrato, non sapevo niente. Pregavamo 3 rosari al giorno, c'era 3 santa messa alla settimana. Adorazione personale, perpetuale per i pellegrini, coroncina di divina misericordia, confessione. Io ho detto, siete fuori di testa qua. Io sono venuto per uscire dalla droga, non per diventare sacerdote. E così non sono stato in comunità bene. Ho fatto 6 mesi dove non ho aperto il mio cuore a Dio. 6 mesi come se ero in carcere. E infatti dopo 6 mesi i carabinieri sono tornati a prendermi. Mi hanno detto tu devi venire con noi, quasi ero contento, detto, finalmente siete arrivati, andiamo. Ma così pensavo veramente, tutto quello che avevo sofferto mi ricordavo, però ero pronto a tornare là piuttosto che stare in comunità. Però nel viaggio mi ricordavo, ho detto si incontro 2 o 3 spacciatori che si sono fatto beccare, che sono dentro, sono finito. E avevo preso 3 anni ancora, perché mia madre un consiglio di comunità, della famiglia, hanno preso un avvocato, perché quando paghi, esci. E così. Abbiamo pagato più o meno 8.000 euro, l'avvocato non l'ho visto una volta e sono uscito dopo 6 mesi. Avevo riconosciuto i fatti, ero colpevole, non c'era nessun motivo che esco di carcere. Dopo 6 mesi ero fuori, comunque di 8.000 euro con mia madre. E io ho detto, che società schifosa, che non c'hai soldi, stai in carcere, c'hai soldi, esci. Ma così non solo in Francia,
Questo penso che è una regola internazionale. Hai soldi, esci tu. E io ho detto basta, io non voglio vivere in una società così. O perlomeno non voglio crescere adesso in una società così. E sono tornato in comunità. Adesso sono quasi 6 anni che sono tornato. Droga, comunità non ha tolto la droga per me. Comunità ha guarito quello che mi ha portato alla droga. Perché la droga non è il problema. La droga non è il problema. Il problema è quello che mi ha portato a drogarmi. Che mia madre era malata, che mi vergognavo di lei, che mio padre era obeso, che io ero asiatico, che ero vestito diverso, che non riuscivo ad accettare amore dagli altri, non riuscivo a dare amore agli altri. Quello che mi sono drogato. E dopo ho capito che si poteva fare soldi con la droga, e ho fatto 2 in 1. Così sono caduto. Però la comunità mi ha insegnato a vivere. Di nuovo.